Dobbiamo dare atto alla sovrintendenza, al direttore dei lavori, all'impresa che hanno eseguito un lavoro straordinario, unico nel suo genere, un'immagine che si vede ormai di rado. Io non la vedo, non ho mai visto niente di simile, sono rimasto veramente impressionato dal valore architettonico di questa struttura e archeologico. L'obiettivo della regione, dell'assessorato regionale al turismo, è quello di valorizzare dal punto di vista turistico questo sito, renderlo fruibile, accessibile ai turisti e consegnarlo, come dire, non solo alla comunità mister bianchese che è tanto legata a questi luoghi, ma consegnarlo a tutti coloro che vorranno venire a visitarlo, collegando in modo strutturale la parte legata al parco giochi, all'area attrezzata, direttamente con la parte archeologica. Quindi è un classico intervento da realizzare a titolarità sui fondi comunitari, sull'asse turismo e beni culturali, quindi è assolutamente un'iniziativa.